Sia un personaggio importante della gastronomia italiana. 30 anni fa Tonino Verro aprì la Contea di Neve, circa 30 37. anni fa, 37 anni, scusami, e la Contea di Neve è arrivata a dei punti famosi del mondo, tanto che soprattutto dalla Svizzera tedesca arrivano a Protte durante la manifestazione del tartufo bianco d'alba. Io ho scritto di lui 2 anni fa su una rivista, Tonino Verro, l'uomo che parla al tartufo, perché lui riesce in una stagione a girare, non solo raccogliere, ma girare e vendere una quantità impressionante di tartufo bianco d'alba. Il tartufo bianco d'alba ovviamente è stato super taroccato. Voi sapete che il tartufo bianco d'Alba viene taroccato con i tartufi che arrivano dalla Jugoslavia, dai paesi dell'est, e vengono iniettati con il 12 benzene Sirenex 12, che è un distillato del Kuba per il petrolio, e questo poi il giorno dopo diventano tartufi d'Alba. Noi non abbiamo voluto, noi Tonino è venuto negli anni scorsi a portare il tartufo d'Alba, però quest'anno abbiamo fatto una fase di rottura. Portiamo la bagna cauda, poi la vedrete sopra, perché il tavolo d'onore per voi è sopra, dove mangeremo con i fouillotte. Che cos'è il fouillotte? Il fouillotte è un involucro di ceramica dove sotto ci sono lamelle, ci sono dei lumini che riscaldano. Dentro in questo cotto viene versata la bagna cauda. Bagna cauda che è aglio, olio Aglio, acciughe. e acciughe. Semplicissimo, perché è un piatto che risale intorno al 1500-1600 e si rifà al Camin dal Sal, quando dal Mar Ligure portavano le acciughe. No, no, Prego. no, no, dalla Spagna. Dalla Spagna, scusa, Dalla portavano Spagna. le acciughe e Perché tutti attraversavano. pensano alla Liguria e invece non ai nostri avi, ancora ai nostri nonni e ancora qualche famiglia. Se l'acciuga non è spagnola non viene mangiata, perché l'acciuga fa un percorso. Quando arriva in Spagna è finita, cioè praticamente. È bella carnosa, è bella. Adesso purtroppo con tutte le leggi che ci sono, troviamo le acciughine nelle varie pescherie che sono lunghe così che dovrebbero addirittura proibirle di andare a pescare. D'accordo, quindi Tonino è Quando c'è venuto. stato il passaggio degli spagnoli, infatti in provincia di Cuneo, in modo particolare. Nelle due cittadine, una si chiama Caraglio che è ai piedi della Valmaira, no, Dronero che è ai piedi della Valmaira, e l'altra che si chiama Caraglio che è ai piedi della Valgrana, Dove c'è il famoso aglio? dove c'è il Il famoso aglio, famoso dove aglio c'è di il famoso Caraglio. anche Castelmagno, Esatto. formaggio Castelmagno. Ecco, di lì ci sono ancora fermi lì delle famiglie di origine spagnola. Ecco, e lì abbiamo avuto per anni e anni e anni, ancora adesso qualcheduno, i più grandi importatori di acciughe e di pesce secco. Infatti tutti gli anni a Roccabruna, un paesino vicino a, non a Dronero, ma a Caraglio, paesino sulla montagna, viene fatta la festa dell'acciugaio, dove interviene anche il console norvegese. Se mi permetti, Scusate, no, no, anzi ti ringrazio molto, no, perché ci anche tengo, della correzione che mi hai fatto, ma ci ti tengo sulla ringrazio. Spagna, perché Ecco. non è che io sia molto amico con gli spagnoli, ma Insomma, per dire è una cosa storica più pregiate quella, quelle spagnole eh? sicuramente. Prego? Sono più pregiate Bravo, quelle del Cantabrico. bravissimo. Sì, E se volete costano di mangiare più. qualche acciuga spagnola, venite da noi e ve la facciamo mangiare. Anzi, nelle cose lì E c'è io sono spagnolo.
c'è non solo spagnolo, è solo quella Baia Grande che mangeremo oggi. Allora, c'è anche una piccola novità, nella cartella stampa personalizzata, che è molto, molto scarna ma precisa, c'è dentro anche un invito da parte della Contea, è arrivato adesso Alessandro Pesce, che ringrazio moltissimo. Buongiorno. Alessandro Ciao. Pesce, ufficio Ciao. Giornalista, ufficio stampa Gastro Ticino. Nella cartella stampa personalizzata c'è anche un foglio in cui Tonino vi invita ad andare alla sua contea con un prezzo estremamente particolare e potete assaggiare tutta la varietà dei cibi longaroli che vanno dai ravioli del Plin ai tagliarini fatti con 30 tuorli d'uovo per chilo di farina, eccetera, eccetera, eccetera. Però adesso siamo... Oggi vi verrà servito anche un uovo di quelli, che è molto più giallo, ma non perché ha del carotene dentro, perché sono allevamenti diversi, cioè molto gran turco. Ecco, quindi Tonino, adesso mi devi dire... E poi tutto sul biologico. Adesso mi devi dire come si fa. Non è tanto facile, però c'è. Come si fa il sugo, scusami la parola, della baia calda? Come si fa? La baia calda si mette l'acciuga a sciogliere dentro dell'olio, che sia molto molto buono possibilmente, a come resto tutte le cose, no? Olio d'oliva, ecco, non a temperatura non troppo alta, perché se no brucia, così anche l'aglio. E poi adesso, da qualche anno a questa parte, da 50 anni, forse anche di più, c'è il mixer. C'è omogenea di più la baia calda, che invece prima era fettine, no? Ecco, e non veniva nemmeno tagliato il... esportato il... come si dice il... non mi viene. Vabbè. Germoglio. Allora, che è quello che è un po' indigesto. Allora, il germoglio, no? Noi invece lo togliamo, il germoglio, non lo adoperiamo né latte né facciamo l'emulsione dell'aglio come alcuni magari stanno facendo e lì è sbagliato. Basta togliere il germoglio. E poi dopo lentamente anche lì, poi i gusti sono gusti, c'è chi gli piace più forte, ma è inutile che io mi metta, mi dica adesso la percentuale, che poi magari la signora non gli piace, a te invece piace. Allora la signora deve fare, perché è ciò che piace che è buono, no? Giusto? Ecco, è inutile star lì a bisticciare, no, ecco, ma... non va bene, bisogna dare da mangiare alla gente cosa gli piace. Allora questa roba viene fusa lentamente, ma... e l'olio non deve andare in ebollizione. Poi col mixer, ecco, diventa omogenea. Se poi sembra che di acciuga ce ne sia troppo poca, beh, l'ho già detto prima, si aggiunge, o così anche con l'aria. Ecco, Tonino, c'è una cosa importante, noi qua oggi serviamo... e anche durante la manifestazione, che va da sabato a sabato, 1 marzo, 8 marzo, a mezzogiorno e sera, le sorelle Borgogna hanno fatto un prezzo particolare a cui si abbinano grandi vini particolari delle Langhe, perché Tonino è anche un produttore di vino. Ma c'è una cosa che voglio rimarcare, che mi sono segnata. Oggi noi mangiamo delle verdure della Baia Calda che sono assolutamente introvabili nelle nostre zone. E sono i cardi, i cardi gobbi, attenzione, è una cosa stranissima. E siamo ancora riusciti a trovarli, non gobbi, ma metà. Ecco, no, purtroppo siamo non a fine, siamo a fine stagione. Purtroppo non ci allora, sono. Però sono belli, tu li hai visti. L'ho visto, sono bellissimi. Sono belli, quindi son belli. Non avremo il porro di Cervere. No, c'è anche il porro. C'è anche il porro di Cervere, grazie. E ci sono anche difficilmente riscontrati. I carciofi di Avenga. Ecco, i carciofi di Avenga. E poi l'insalata della riva del Tanero brinata. Brinata. Attenzione. Cavolo,
rosso e cavolo Garza. È arrivato un signore là in fondo che non riconosco, grazie di essere venuto. Mancano solo la Valentini, no? È arrivato un grande amico della famiglia Bordogna, il signor Mazzola, che ringraziamo, e non ho ringraziato ancora due persone. Pensate che sono arrivati anche da Sondrio, e questo mi fa molto piacere, una collega, la signora Laura Marsecchi, che è quella bellissima signora bionda, eccetera, che è venuta con la sua amica, ed è la figlia di uno dei più grandi pittori. Se voi andate a Chiasso e andate alla Banca Popolare di Sondrio Suisse, vedete che c'è il più bel quadro di Segantini esposto all'ingresso della banca. Tuo papà è un pittore naif, che io ho definito l'altro Segantini. E soprattutto termino, poi andiamo avanti con le domande, ringraziando un amico che si chiama Lorenzo Frigerio. Lorenzo Frigerio, che è qua presente con la moglie Margherita, è stato un grande dirigente ed è la memoria storica dei formaggi ticinesi, oggi libero professionista. Lo cito perché questo evento che oggi avviene lo si può fare anche perché mi ha dato un grande aiuto, perché credetemi, mettere insieme un sacco di elementi per poter fare queste cose non è estremamente facile. Quindi ringrazio Lorenzo Frigerio, abita a Novaglio, abita in un posto meraviglioso, è un buon gustaio, eccetera, eccetera. E adesso è arrivato come al solito, è nel 40-50% l'acqua è patente. Ma noi siamo cacciatori, no? Però e poi sopra la volontà, ecco, c'è un altro particolare che Tonino ha messo nella bagna cauda. Vuol dire che dopo aver mangiato la bagna cauda viene servito un brodo bollente di grosso manzo d'Angarolo con i ravioli gobbi. Non lo so se sono gobbi, Così mi hai detto tu. Non lo so. Sono piccoli ravioli, però non so se sono gobbi. Vabbè, o meno. Ravioli che servono a... No, ma perché... Forse sì, perché c'è un Juventino di là. sì, forse sì. C'è un Juventino, c'è Andrea che è Juventino. Ecco, comunque... È un gobbo. Ma questo lo considerate voi. Non entriamo in questo tempo. Roberto, hai qualche piccola precisazione? Se qualcuno vuol fare qualche piccola precisazione. No, mi ha parlato dei vini. Sì. Vini, allora, la nostra azienda è un'azienda molto giovane. I sono sempre... Sempre nostri, l'azienda agricola La Contea di Franca Raciclade, che è mia moglie. È stata ripresa bene, molto bene, quando è nato il mio figlio. E allora abbiamo detto, qui bisogna rimuovere un po' tutto, no? Potenziare. Abbiamo fatto molti investimenti, forse un po' troppi, dato i tempi lì, però cerchiamo di sopravvivere. Con grande soddisfazione, siamo riusciti ad ottenere il 90% sul biologico. Adesso abbiamo ancora lo spumante, che non è biologico. Abbiamo ancora la Neis, la favorita, lo Chardonnay, il... quello che viene servito oggi. No, che viene, il Passito, è già Moscato Passito Piemonte, che è uno dei pochi DOC che ci sono in commercio, e anche biologico, cioè certificato dietro, poi vi faremo vedere. Piano piano arriveremo al 100%. Il 100% già ce l'abbiamo sui rossi, tutti i rossi sono tutti biologici, tutti via. Ecco, e così anche le non il 100% della verdura che mangerete oggi, però al 50% già ci siamo. Ecco, e Tonino oltretutto vi ha fatto una... Stiamo facendo le serre per avere anche la frutta e la verdura nel periodo invernale, più che frutta la verdura nel periodo invernale.
Tabernacolo del Tonino, vi ha fatto anche una piccola sorpresa, potete degustare tutta la gamma dei suoi vini. Ma noi col nostro, col sommelier abbiamo...